Ok, ragazzi e ragazze, vai, si continua su Night of Azur. Vediamo un po' cosa bisogna fare. Allora, prima di innanzitutto andiamo un po' a parlare un po' qui con tutti e vediamo un po' gli eventi che ci saranno da fare. Ci sentiremo tra poco, eh? Ah, qui subito è andata, così. Vabbè. Da che parte andiamo? Andiamo qui. いや、女子というのは恐ろしいものですな。それでですね、アナさん、一つ提案があるのですが。 気晴らしに私の研究を手伝ってみたりしちゃったりしてみませんか？断る。Perfetto. Ora parliamo anche con lui, altrimenti poi se la può prendere a male, quindi. 実は折り入ってお話がございます。この依頼がどうしたの？前もってお断りいたします。あまり愉快な依頼ではございません。事件はすでに起きており、失う、それでもよろしければ引き受けていただきたいのです。Perfetto ragazzi, capitolo 3 che va avanti in grande stile, diciamo. Jiken wa 10 nen mai ni sakanoborimasu. Minoshiro kin no yōkyū nadomo nakatta koto kara, kono jiken wa L 城による自発的な失踪と判断され、捜査は打ち切られました。ここまでが一般に知られる事件内容でございます。2年前、警察の組織が一新されました。組織の若返りを図ったとされています。だが、それはあくまで表向きの話。上層部の G3 連中が各国からの支援金、妖魔対策費を使い込んで不正し放題だったって話だもんな。責任は全部部下に押し付けて、金と手柄は上司のものですか。そうし、あんた変態先生なんかやってる割には人間らしい人並みの苦労ってのを味わってるんだな。そこ、人をゆるキャラみたいに言わない。それと変態と先生くっつかない。バカメガネーズはほっといて、話を進めて。くそ。その組織改革の際、新たな資料が流出したのですが、その中にエル城の失踪事件があったの。過去100年、およそ10年に一度の割合で同様の事件が起きていると分かりました。100年。支配人さん、その10年に一度というのはもしかして。ちょうど聖女選出の時期に重なります。がぜん面白くなってきやがった。こちらが警察が流出した関係資料の品です。女性の手をかたどった彫刻で、おや、何か落ちましたね。仮面ですね。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。あいつか。支配人、この仮面も事件の関係資料なの？いえ、資料は石の手だけです。仮面はどこかで紛れ込んだようでございますね。この石の手はエル城失踪後、ご家族に届けられたそうです。エル城のご家族はどうされているの？お話を聞くことはできるのかしら？エル城には姉妹がおりましたので、捜査打ち切りとともに島を離れました。今はどこへ移られたのか。姉妹を守るためか。賢明だ。聖女絡みに100年スケールなんて、妖魔関係に決まっとりますからね。エル城の事件でもすでに10年前のこと。100年も続くこの事件に人間の寿命で挑むのは無理でございましょう。ですが、お嬢様なら、あるいは。申し訳ありません。こんな言い方をしてしまって。
うん、はっきり言ってくれてよかった。この事件、私なりの長い目で見てみるよ。よろしくお願いします。石の手に仮面が添えられてた。多分クリスのものだ。あいつが待ってるとしたら、待てよ、この前会ったのは歌劇場だったな。Vediamo un po', ragazzi, ora cosa succede. Ah, il capitolo va avanti, ma qui bisogna ancora parlare. E anche tanto, credo. E anche tanto. 100年間の継続に聖女絡みとなると、エル城失踪事件にはヨーマが関係してるとみて、まず間違いないでしょうね。教授はどんなヨーマが絡んでると思う？そりゃあーた、聖女に恨みを持つヨーマに決まってますよ。ヨーマを魚に例えるなら、夜は海のようなものですからね。ヨーマは夜がないと生息範囲が狭められる。魚と海の関係か。聖女に止められた薄い夜じゃヨーマも味気ないのでしょうよ。紅茶の茶葉もだいたい 4、5回使うと多少は色はつきますが、香りなんてもう飲めたもんじゃないですからね。ありがとう。教授の話、わかりやすかった。アーナスさん、我がアルカド研究室はいつでも助手を募集しておりますぞ。茶葉を5回も使い回す研究室なんでしょ。遠慮しとくよ。ぐそ。Vediamo un po'. Sì, ora parliamo qui, va. Parliamo anche con lui, vediamo un po'. 面白がるなんて悪趣味だ。ジョージャ、裏若き乙女のその一番の悩みは何だか知ってるか？ズバリ恋だ。はいはい、まあ聞け。霊場なんてのは金持ちから金持ちへ人身売買されてるようなもんだ。自由エル城も望まぬ結婚を強いられたか、身分違いの恋人がいたか、どっちかだろう。それも説得力はあるけどさ、ロイドは妖魔絡みとは思わない。先生のお箱を取る気はないね。それに俺の案を信じる方がジョーちゃんにとっても楽だと思うぜ。エル城が死んでようが殺されてようが食われてようが、それが分かるまで駆け落ちだって思ってる方が気が楽だろ。そりゃお気遣いどうも。Ok ragazzi, vediamo un po' se ci sarà ancora qualcosina da fare. Sì, bisogna parlare, però non so se magari... No, parliamo... Sì, andiamo qui, perché secondo me poi sarà... Che lui verrà, o lei in questo caso, verrà con me durante la missione. Lo Shirei. Lupea. Cia Lupieria. Perfetto, ah, ok, parliamo anche qui. Vabbè, il gioco è bello, ragazzi, è bellissimo. Ok, vediamo un po' se magari bisogna parlare ancora con qualcuno. Io come sempre torno nella mia suite, diciamo, no? Per vedere se anche qui bisogna, c'è qualche evento da fare. Sembrerebbe di no. Vediamo un pochetto qui. Perfetto, vediamo un attimo una cosetta lì fuori dalla mappa. Sì, andiamo nella lobby. Si va nella lobby, ragazzi. E ora vediamo un attimino cosa si è sbloccato qui fuori. Ah, bisogna tornare... Ah no, ok. Facciamo un bel giro. New, quindi bisogna andare qui.
Andiamo ragazzi, vediamo un po' cosa succede. Vediamo un po' cosa succede, visto che indica di andare lì, andiamo lì. Senza problemi, senza problemi. その仮面、道案内してくれるのか? Ok, da che parte bisogna proseguire adesso? Ragazzi, credo che bisogna andare qui, perché se mi ha messo in questa direzione, credo che bisogna andare qui. Posso anche sbagliare, non lo metto in dubbio, però vediamo un attimino ragazzi. Anche perché io volevo anche un po' livellare, vi dico la verità, avrei voluto anche un po' livellare, però vabbè. Ok, va bene così. Perfetto. Perfetto, ragazzi. Su, andiamo, andiamo. Mi serve qualche servant qui, vabbè. Allora, ora per capire da che lato bisogna andare, ragazzi, io farei in questo modo, che entro qui. Così torneremo nella mia lobby. Lo so, ragazzi, è un modo un po'. Però almeno sono sicuro di quello che andiamo a fare, insomma, senza perdere tempo e così via. Vai. Perfetto. Allora, no, vabbè, qui non si è potuto ancora sbloccare nulla, ragazzi, perché non ho fatto nulla della missione. Ecco, era solo per tornare qui per vedere un attimino. Allora. Perché ora qui addirittura dice che si può andare anche qui, però qui era comparso la nuova zona, come per dire new, bisogna andare, però facciamo una cosa ragazzi, per sicurezza in questo gameplay un giro facciamolo anche qui perché non vorrei, ecco vedete evento, infatti c'è un evento. Infatti c'è un evento, meglio fare un giro qui. Almeno siamo sicuri di quello che andiamo a fare, anche se è una zona che abbiamo già visitato, però vedete, sono tornato qui e infatti lì c'è un evento. Quindi meglio ripercorrere anche questa zona. Tanto un po' di storia nel gameplay c'è stato che si va avanti, insomma, e nulla ragazzi, e poi si andrà avanti e poi stopperemo il gameplay a un certo punto, però la zona conviene ripercorrerla, ecco. Perfetto così, andiamo. Ok, vediamo un po' questo evento di cosa si tratterà, insomma. Lì c'è anche un forziere. Ok, servant, aiutatemi. Aiutatemi, servant. Che qui servite. Siete molto utili, ecco, alla battaglia di Brado qui. Ok. Allora, vediamo un attimino. の邪妖化について調査中でして、この建物はいい研究対象なんです。例えばほれ、この辺り宝石っぽいでしょ。建築当初の姿から建材の変質が見られるんですよ。え、健全の変態。いや 何一つ伝えてませんね。ま、建造物の邪妖化については地味な研究でしてね。ろくな資料もない。私も手探りなんですよ。では。Ok ragazzi, allora qui l'evento è stato fatto, diciamo, però ora qui bisogna parlare di nuovo. Bisogna parlare di nuovo e sì.
Ok, perfetto, perfetto. Vediamo un po' qui.銀の髪飾り1点、ラピスの腕は1点、真珠とレースの飾り襟1点。まあ、こんなもんだろうな。またカネ儲けの話。俺じゃハントと言ってくれよ。嬢ちゃんは茶用狩りか。なんか入り用なもんはねえか。 Perfetto ragazzi, vediamo un po'. Ah ok, qui ho fatto, per il momento sembrerebbe che ho fatto tutto, per il momento, però a questo punto secondo me facciamo un giro anche qui, perché non so di preciso se magari ci sarà qualcosa ancora da fare oppure no, ecco. Almeno ce ne liberiamo di questa zona e via ragazzi, vediamo un po' il da farsi, ok? Vediamo un po' il da farsi qui, perché comunque bisogna proseguire avanti nel gioco. Anche se questo è stato un gameplay un po' leggero, però non c'è problema ragazzi, così almeno il vostro Diablotex userà questo livello per livellare un po', per livellare, per far punti, per salire di livello, perché io vorrei portare al più presto il personaggio a livello 6 prima di proseguire con la storia, perché avete visto che nella boss fight precedente ho avuto un po' di problemini con il boss. Sono riuscito ad abbatterlo, però una volta avevo anche perso, ero stato anche abbattuto, quindi insomma, se si livella un pochetto in questi titoli non è mai sbagliato, ecco, questo lo sapete, insomma, questo lo sapete, quindi va bene così. Allora, detto questo, vabbè, andiamo un altro po' avanti senza troppi intoppi. Perché ora non so se gli eventi sono finiti qui oppure ci sarà ancora qualcosina da fare. Adesso questo lo andremo a vedere. Sicuramente non vado a riaffrontare il boss, perché non ce ne sarebbe motivazione. Ecco, non ce ne sarebbe motivazione e quindi non c'è bisogno di riaffrontare il boss, come ben sappiamo. Perfetto così, perfetto. Ulala, qui sono di livello 4, vabbè, sono affrontabili, sono di livello 5, quindi anche se credo che devo fare un po' di potenziamenti a parte, però vedremo. Ok, perfetto, vediamo un po'. Qui ne escono ancora. Ma ne escono ancora, ragazzi, ma come mai ne escono ancora? E che ne so, non lo so, ragazzi, non lo so. Oh ragazzi, inutile che andiamo lì, perché poi ho paura che lì fa riaffrontare la boss fight. E io sinceramente questa è una cosa che adesso non voglio assolutamente fare, ecco. Non ricordo se andiamo qui, se poi c'è la boss fight, però per sicurezza è meglio non rischiare. Oppure ci andiamo ragazzi. No, perché poi non vorrei che magari ci sono degli eventi, ecco. E infatti, vedete ragazzi, perché bisogna ripercorrere qui, perché ci sono degli eventi, immaginavo.他にもドラゴンが青い血に触れて小型化したという説もあり。いや、だからトカゲだって。イモリやヤモリの類かもしれず。さてはトカゲ苦手なのか。私を誰だと思っているんです。妖魔研究の第一人者アルカド教授ですよ。邪妖が苦手だなんて。<笑>あ、トカゲ。だって、やだ。 Perfetto, perfetto. Allora, perfetto, sì. Vabbè, in caso ragazzi rifaremo la boss fight e la rifaremo, cosa vi devo dire. Purtroppo qui bisogna proseguire avanti, perché adesso se io non andavo in questa zona non sapevo che ci sarebbe stato un altro evento da fare, ecco. Quindi purtroppo il gioco è in inglese ragazzi, e bisogna andare così un po'
ad intuito, ecco. Il mio istinto, giustamente, non mi ha mai lasciato a piedi, quindi ho seguito il mio istinto anche in queste condizioni e va bene così, insomma. Perfetto, perfetto, yeah, yeah. E va bene così, va bene così, ragazzi, va bene così. Ottimo così, possiamo proseguire, beh, insomma, possiamo proseguire, dobbiamo proseguire per forza, non è che possiamo proseguire. Però io adesso non voglio assolutamente ripetere la boss fight, ragazzi. Il problema è che non mi ricordo se era dopo questa entrata. È questo che io non mi ricordo, purtroppo. Ok, loro sono di livello 4, quindi li possiamo gestire senza troppi problemi, diciamo, ecco. Allora, vediamo un po'. Allora, ragazzi, lì si entrava per la boss fight, da come ricordo, quindi sinceramente non conviene andarci, ecco. Secondo me non conviene, ragazzi. Poi non so cosa pensate voi di questo, eh. Ok, purtroppo il gioco non sembra, ma è abbastanza incasinato, ecco, è abbastanza incasinato. Ok, ho raccolto, cioè ho aperto il forziere, diciamo. Ok, ok, vediamo un po' adesso. Ragazzi, credo che bisogna ripetere la boss fight qui. Credo che dobbiamo ripetere la boss fight perché non ci fa uscire, insomma. Ecco, quindi dobbiamo ripetere la boss fight. Ed eccola che dobbiamo ripeterla, vabbè. Vabbè, ripetiamo, ragazzi, tanto non fa nulla, vai. Vi vedete un'altra volta lo scontro, che non guasta. Vediamo un po', speriamo di abbatterlo qui, ragazzi, perché non è affatto semplice, non è affatto semplice qui, eh. Non è affatto semplice, no. Ok, vai Bradone qui, vai Bradone. No, la super fatta da lui, no. Maremma, vabbè. Mi serve un po' di energy, mi serve un po' di energy, ragazzi. Mi serve energia, mi serve energia. Via, via, via. Mi serve energia, ragazzi, non mi ridanno energia, io non mi avvicino per sicurezza, Vai, facciamo anche questa mossa qui che me ne ero dimenticato, Me ne ero dimenticato, ragazzi, eh sì. La uso per sbaglio tante volte, però appena mi serve poi mi passa di mente. Succede, succede, ragazzi, al vostro Diablotex succede purtroppo. So che vi siete rivisti la boss fight, ragazzi, però
Abbiamo fatto gli eventi qui, quindi ecco qua un'altra volta lui che colpisce. No! Via! Non ci credo, ragazzi, non ci credo. No, torniamo alla lobby, tanto gli eventi l'ho fatti, quindi dovrebbe lasciarli, insomma, ecco. Dovrebbe lasciare tutto, ragazzi. Level up, ok. Vediamo un po', sì, va bene così. Level up anche qui, va benissimo così. Aumentiamo la forza fisica. Ok, ragazzi, va bene, cosa scegliamo? Vediamo un po'. Eccoci qui, perfetto, perfetto. Event. Anche se ho perso, ragazzi, non è un problema perché tanto non andava ad intaccare nulla sulla missione. Vediamo un attimino una... Ok, perfetto. Allora, facciamo una cosa qui. Torniamo in lobby. Ok, parliamo con chi bisogna parlare qui. In questo caso, vai. Ok, credo che non bisogna parlare più con nessuno per il momento. Però per sicurezza torniamo anche nella mia suite in modo da far tutto per il meglio, ecco, per far tutto per il meglio, ragazzi. Allora, vediamo un po'. Nella suite non c'è nessuno con cui parlare. Quindi salviamo la partita e interrompiamo questo gameplay. Tanto, ragazzi, anche se ho perso nel boss, ma... l'avevo ben che affrontato. Il boss è anche battuto, come ricordate, quindi... Va benissimo così, ragazzi. Il vostro Diablotex per il momento vi saluta. Ci sentiremo con i prossimi gameplay. Spero che vi sia piaciuto anche questo gameplay, anche se si è giocato poco. Diciamo che più che giocare abbiamo fatto dei piccoli eventi, si è parlato molto, però va bene così. Il vostro Diablotex vi saluta. Ci sentiremo con i prossimi gameplay. Mi raccomando, continuate a supportare il mio canale. Iscrivetevi, lasciate un like. Appuntamento con i prossimi video. Ciao a tutti, ragazzacci e ragazzacci. Alla prossima, ciao.